Buongiorno a tutti, siamo a Berlino per la presentazione delle Shooting Star 2019, siamo con Aislinn Franciosi. Aislinn, vorrei chiederti la prima domanda: tu sei metà italiana, metà irlandese, e già adesso che mi hai detto che parlerai italiano non ti senti così sicura? Solo perché sono stanca morta. Ok. Ho dormito 2 ore. Senti, com'è ritrovarsi qua in un contesto così europeo come quello delle Shooting Star, a parlare con altri colleghi europei da ogni parte del mondo? Per te, che più forse di tanti altri rappresenti quest'Unione Europea? Sono contentissima di essere qui, sinceramente, perché è un premio abbastanza molto prestigioso. Dice così, prestigioso. Sì, sì, sì. Vai tranquilla. Essere qui con questi attori che secondo me fanno questo lavoro per molti motivi che io penso siano quelli giusti, è proprio un'esperienza molto gradevole. E poi avere l'opportunità di parlare con altre persone dell'industria one to one è abbastanza raro, quindi me lo godo. Senti, come sei finita in Irlanda? Cioè, meno male io lo so, però magari i nostri, le persone che seguiranno il video non lo sanno. Ti sei nata a Milano? No, in realtà sono nata a Dublino. Ah, nata a Dublino, proprio okay. Nel centro. Ok. E poi ho vissuto 4 anni a Novara, abbastanza vicino a Milano. E poi i miei genitori sono separati, quindi io mi sono trasferita con mia mamma e i miei fratelli a Dublino. E mio papà vive a Milano ancora lì, e ho anche una sorella lì, altri parenti, quindi mi sento ancora molto legata all'Italia. Adesso dove vivi? Cioè, qual è il punto dei tuoi interessi? A New York. A New York. Sì. Quando, dov'è che ti senti italiana e dove più irlandese? Dove in generale nessuna delle due? Sono cresciuta in Irlanda, però devo dire che ho sempre detto sono fiera della parte italiana. Poi tra l'altro a casa abbiamo sempre cucinato italiano, anche mia mamma è bravissima a cucinare italiano e anche lei parla italiano, quindi non è, e mio papà, cioè, parlo sempre italiano con lui e la sorella italiana, quindi mi sento molto molto legata all'Italia, però ovviamente avendo vissuto la maggior parte della vita in Irlanda, mi sento forse un filino più irlandese, non lo so. Cosa hai pensato quando la Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'Unione Europea? Era devastante, sinceramente, perché soprattutto ero quando il 24 giugno era, sì. Vivevo in un appartamento con 5 persone a Londra, però nessuno era inglese, cioè italiani, francesi, spagnoli. Quindi eravamo veramente tristissimi, però l'unica cosa è che lo stesso giorno ho scoperto che mi hanno dato il ruolo in questo film, The Nightingale, quindi ho cominciato la mattina così e poi personalmente era una bella giornata, però non lo so, è veramente strano per me, sai, avendo studiato a scuola di una cosa, cioè l'Unione Europea come una cosa storica che era per la pace, per... sai, fare passi in avanti, per poi vivere una cosa che forse potrebbe cominciare a sgretolarsi. Sì, mi sento un po' triste, della verità.